Allora, abbiamo iniziato la diretta da Via D'Amelio a Palermo, alla scorta per la memoria. Scrivete nei commenti se l'audio si sente correttamente, ci vedete correttamente. Siamo in Via D'Amelio a Palermo, scorta per la memoria del 19 del mese. Oggi anche con noi il nostro capitano Salvatore Borsellino. C'è sempre la nostra madrina Pina Catalano, la nostra cara Maria Rita, Angelo. Ci sono anche io, Davide. Isidoro dietro la telecamera e poi ve lo inquadro io, e alcuni ospiti che già sono qui con noi, tra cui Daniela, e i vostri nomi, Ignazia e Andrea, a cui poi diamo la parola. Intanto a darci oggi il benvenuto, facciamo un caloroso saluto al nostro Salvatore Borsellino, di nuovo qui a Palermo per quest'estate, e per ricordare Paolo e chi con lui quel giorno perse la vita, anche oggi. Ciao a tutti, io sono felice di essere riuscito anche per quest'anno ad essere qui questo 19 agosto. Ogni volta adesso è una conquista, visto che di anni ne ho ben 81 sulle spalle. Spero che questa sia l'ultima volta in cui quest'albero è così assediato dalle macchine, anzi oggi devo dire che è una giornata in cui almeno al centro della strada non ci sono posteggiate delle macchine. Spero che prima dell'anno prossimo si riesca a concretizzare quella iniziativa per cui tanti di voi hanno messo la vostra firma. Siamo riusciti, pensate, in poco meno di un mese a raccogliere più di 110.000 firme, quando una raccolta firme organizzata da partiti e da sindacati stanno faticando a raggiungere 300.000 firme. Quindi ne dovranno tenere conto di questo, chi è preposto a fare queste cose. E infatti questa settimana dovrebbe venire la Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo, con la quale sono in contatto, a fare qui un sopralluogo per vedere come realizzare questo giardino. Spero che già dall'anno prossimo, attorno a quest'albero, ci possono essere delle panchine, ci possono essere degli altri alberi, in maniera che le tante persone che vengono da ogni parte d'Italia, e oggi qui ne ho incontrate veramente tante, che venivano da ogni parte d'Italia, da Verona, da Firenze, da Napoli, da Cerignola, spero che dall'anno prossimo abbiano un luogo più accogliente di questo per poter stare attorno a quest'albero. Spero soprattutto di esserci anch'io, anche l'anno prossimo. Vi ringrazio e vi abbraccio a tutti. Sì, vi faccio vedere di cosa parlava Salvatore. Siamo qui all'ombra del meraviglioso albero della pace, quest'albero d'ulivo che per volontà della mamma, del giudice, di Salvatore, di Rita e di Adele, è stato piantato anche proprio qui, sulla buca lasciata dall'esplosione, e che oggi, un anno dopo, venne piantato, quindi il 19 luglio del 93, e oggi cresce rigoglioso in questa via D'Amelio. Qui faccio vedere l'ingresso appunto del portone del civico 19 di via D'Amelio, e come vedete Salvatore accennava alla possibilità di dare più spazio ai visitatori, perché qui sia sul lato sinistro che sul lato destro ci sono le auto parcheggiate, ma soprattutto in generale sono anche al centro della carreggiata, quindi creano anche un certo ostacolo, una certa riduzione degli spazi rispetto ai visitatori, che rischiano anche la propria incolumità per poter stazionare un attimo qui in raccoglimento. Si creano sempre dei piccoli problemi anche di pericolosità. Oggi è sabato, siamo a fine agosto, quindi da Via D'Amelio si presenta sicuramente in una condizione migliore, nel senso che almeno dal punto di vista del rispetto del divieto di sosta al centro, avviene, perché comunque non c'è la necessità di occupare questo spazio da auto indisciplinate, ecco. Ma in genere non è così. Quindi questa necessità di creare uno spazio in sicurezza, anche per valorizzare ancor più questo luogo che appartiene a tutta l'umanità, ha una sua valenza, sia pratica che di memoria, ma ribadisco soprattutto pratica, perché si creano sempre dei piccoli problemi per la sicurezza dei visitatori. Ogni 19 del mese noi siamo qui e quindi ci rendiamo benissimo conto di quello che succede, e vogliamo ovviamente dare
le migliori risposte anche a quei visitatori che sono anche delusi rispetto magari allo stato di disattenzione, ecco, e di mancanza di attenzione che trasmette la presenza di queste auto indisciplinate su Via D'Amelio. Quindi ci sentiamo di ringraziare quanti concorreranno a realizzare questo sogno che Salvatore ha, diciamo, lanciato l'iniziativa, che abbiamo fatto tutti quanti nostro, più di 100.000 firme raccolte in brevissimo tempo, proprio perché si vuole dare un giardino della memoria, non solamente un albero della pace, ecco, che ha dei grandissimi valori, ma che nel tempo vanno alimentati. Allora, innanzitutto cedo la parola alla nostra madrina Pina Catalano, sorella di Agostino Catalano, sorella maggiore di Agostino Catalano. Quel giorno Agostino fece da caposcorta al giudice Borsellino e oggi, accanto a questa lapide che ricorda appunto il nome di Paolo, come vedete dall'inquadratura, si legge proprio il nome di Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter, e di Walter, che per una strana, incredibile casualità, proprio perché qui si è voluto creare un albero della pace, le iniziali dei loro nomi, se guardate le iniziali dei nomi di ognuno di loro e scorrete verso il basso, per prima si forma proprio la parola pace, e a seguire anche Vincenzo e Walter contribuiscono ancora più a creare il senso di questo luogo, cioè la pace viva, attraverso la V e la V e la I e la V e la W e la A, che sembra una V appunto, quindi pace viva. È un po' il senso di questo luogo, è proprio questo. Pina, oggi 19 agosto, siamo nuovamente qui in Via D'Amelio. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni sono sempre positive, perché basta che siamo qua, sembra che le persone lo sappiano, e vengono tantissime persone, che poi sono contenti di trovarci, perché di solito magari trovano solo l'albero e non hanno delle spiegazioni di quello che è successo in questo posto. E la storia dell'albero, perché è molto, molto bella la storia dell'albero, che è stata voluta dalla mamma, dalla signora Lepanto, dove c'era stata tanta morte, tanto sangue, e sorgesse la vita. E quindi noi ogni giorno 19 di tutti i mesi dell'anno, sia che con l'acqua, con il vento o con il sole, siamo qua. E quest'oggi siamo particolarmente contenti perché abbiamo il nostro capitano che è qui con noi, e siamo felici perché purtroppo, non so se per lui o per noi, lui non vive a Palermo, ma vive lontano di qua. Però noi cerchiamo di portare avanti sempre i nostri ideali, che sarebbero quelli della pace e della giustizia, perché finora ancora non è stata completata questa. Aspettavamo che arrivasse il 31° anno, ma purtroppo ancora non sappiamo la fine di questa strage, perché e per cosa è stata voluta. Ecco, io sono molto felice di essere qua in compagnia di tutti questi ragazzi dell'Agenda Rossa e i visitatori. Vi auguro tante cose belle. Per me sono felicissima di conoscere sempre gente nuova. E vi aspettiamo ogni 19 del mese. Il 19 di settembre saremo qui a aspettare tutti voi. Grazie, buona giornata. Sì, noi siamo sempre qui dalle 10.30 alle 13 e poi dalle 15 alle 18. Quindi veniteci a trovare in una di queste date, 19 del mese. Maria Rita, tu Ciao. Sei assolutamente una presenza costante ormai della Scorta per la Memoria. Da dove arrivi e cosa ti spinge a venire qui ogni 19 del mese? Io arrivo dalla provincia di Messina. Ciao a tutti. Per me è un desiderio, oserei dire un bisogno, essere qui. E sposo le parole di Pina, perché essere qui e accogliere tutti coloro che vengono realmente è bello, e diventa uno scambio perché è quello che riescono a darci loro, e ci fanno realmente rivivere questo luogo come un luogo di speranza, perché noi qui celebriamo la vita,
cioè loro qui non sono morti, sono vivi qui in mezzo a noi e soprattutto comunque non ci dimentichiamo che sono morti per noi. E avere qui insieme a noi i familiari è realmente un privilegio e quindi noi vogliamo ricordare che oggi sempre e per sempre continueremo a lottare per la ricerca della verità. Noi vogliamo che l'agenda rossa venga fuori, noi sposeremo ogni giorno questa ricerca e questa lotta di Salvatore Borsellino, di Pina Catalano e di tutti coloro che ancora aspettano questa verità e giustizia. Quindi oggi è sempre resistenza e porteremo sempre avanti il messaggio del giudice Paolo. Una lotta d'amore per cambiare ciò che non piace. Grazie, grazie Maria Rita. Colgo anche l'occasione nel frattempo di farvi vedere anche qualche particolare di questo albero, che anche poco fa un capo scout ha lasciato uno dei suoi fazzoletti proprio perché questo luogo, come affetto, riceve tanto e dà tanto. Quindi c'è chi lascia appunto un messaggio a bambini, piuttosto che persone che si emozionano ad arrivare qui. C'è questo bellissimo biglietto scritto proprio da una ragazza, una bambina di Ginevra di quasi 10 anni, scrive, è dolcissimo. Poi ci sono ovviamente tante immagini, anche che sia visitatori che anche alcuni dei familiari hanno via via nel tempo lasciato proprio per dare anche un ricordo, una parola ai propri cari. Per esempio ci sono questi cartelli che salutano, ciao io sono Emanuela, ma ci sono per ognuno di loro. È stata un'iniziativa di un altro dei fratelli di Agostino, Tommaso Catalano, che ha voluto con questi cartelli scritti sia da lui ma anche dettati a lui dagli altri familiari per dare anche una piccola voce, ecco, un piccolo ricordo dei propri cari e quindi per ognuno di loro ci sono questi cartelli che li ricordano. Nel frattempo ci sono visitatori che si sono fermati a contemplare l'albero e come vi accennavo poco fa ci sono invece dei visitatori che si sono praticamente con noi presi questo scorta per la memoria spontanea. Siamo sempre qui presenti, ecco, perché sono sempre vive nei nostri ricordi e sì, nella nostra città che deve stare sempre più su e tutte le volte che vengo la vengo a trovare un po', però noi ce la mettiamo tutto, noi siamo sempre presenti qua tutti gli anni per commemorare purtroppo questo evento che non doveva avvenire. Grazie. È vero, ma è anche vero che appunto siamo qua tutti i giorni proprio perché quel valore ha lasciato qualcosa, non è finito quel giorno, ma anzi è stato rilanciato il valore quel giorno, è così? E purtroppo ci siamo rimaste tutte, perché erano delle brave persone ed erano sempre presenti. Sì, è vero, ma lo continuano a essere in maniera diversa, perché oggi noi siamo qui anche grazie al loro percorso. Sì. Daniela? Allora, io diciamo che io ci sono cresciuta, io avevo 20 anni quando ci sono state le stragi e per me esiste un prima e un dopo e no, io sono la persona che sono adesso perché quello è successo. Anche se è stata una tragedia, devo dire che la mia vita ha avuto è stata formata da quegli eventi. In particolare devo dire che per me Paolo Borsellino è stata sempre una figura paterna. Io avevo mio padre e però consideravo anche una sorta di padre ideale. Paolo Borsellino avrei voluto chiamare mio figlio Paolo, ma non ho avuto figli, quindi non è avvenuto. Però sono insegnante e in qualche modo questa eredità cerco di passarla ai ragazzi che non c'erano, raccontandogli che cosa è stato e qual è il valore della memoria e l'importanza di averli sempre vivi in mezzo a noi. E una cosa importante che mi piace dire in questo caso è che io racconto sempre ai ragazzi anche degli agenti della scorta, che sono spesso sono meno famosi e le loro storie invece meritano di essere ricordate come quanto quelle di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.
di Francesca Morbillo. Grazie Daniela, è proprio così. Effettivamente noi li sentiamo vivi anche attraverso i propri cari, che fanno sicuramente uno sforzo, e di questo li ringraziamo, perché ci rendono partecipi di un dolore che sentiamo poi anche nostro, ma che con loro vogliamo trasformare effettivamente in attività concrete, che poi scuotano sì le coscienze, ma che si dovrebbero poi diciamo nel quotidiano concretizzare. Ecco, lo correggere un attimo, mi inquadri, perché vorrei dire delle cose. E in merito a questo, stavo appunto riflettendo insieme anche a Salvatore, di trasformare anche la scorta per la memoria non solo appunto in un presidio di racconto ed emotivo, ma anche in un piccolo impegno che possa essere anche prendersi cura a partire da questo spazio dove l'iniziativa ha avuto vita la prima volta, scorta per la memoria, ma che possa allargarsi anche magari ad altri spazi di memoria nella città e anche oltre, facendo appunto un appello a tutti quanti giovani, ognuno nella propria città, di creare anche attraverso l'iniziativa di scorta per la memoria, i tanti visitatori che sono stati qui, anche che hanno ricevuto questa pettorina, dei gruppi in cui poter curare degli spazi in maniera spontanea, quindi togliere quelle cartacce, quelle situazioni di incuria, e dare comunque un senso anche al valore dei luoghi, quindi non solo un valore emotivo, ma anche un piccolo prendersi cura di quegli spazi. E quindi mi piacerebbe trasformare anche la scorta per la memoria in questo piccolo impegno, che possa essere per esempio la prima domenica del mese, ecco, la prima domenica del mese, che a partire magari noi da questo spazio, ma ognuno dai monumenti più vicini rispetto a un punto di memoria, fare anche questo piccolo impegno di quotidiano, diciamo una volta al mese almeno, costanza di pulire quel luogo, di tenerlo in condizioni migliori. Proprio a livello spontaneo, al di là delle amministrazioni locali che dovrebbero sempre fare comunque la loro parte, ma dare quel piccolo contributo aggiuntivo, ci auguriamo, e non sostitutivo, che sia proprio trasformare la memoria in qualcosa che ci stimola a fare meglio per quello che noi conosciamo e anche per quello che non conosciamo, in modo che possiamo anche approfondire quelle che sono le aree che magari andiamo a pulire, non sappiamo esattamente cosa raccontano, e quindi andare anche noi stessi a capire cosa è successo in quel luogo e rispettarlo proprio per questo motivo. Questo è un impegno, non so se Salvatore in questo pensa che sia un'iniziativa che possa anche contribuire, ecco, a migliorare le cose, ma io penso di sì. Sì, sicuramente è un impegno che possiamo e vogliamo prendere. C'è un altro luogo a Palermo, in via Cilea, dove c'è una lapide dedicata alle vittime, le stesse che vengono ricordate in via D'Amelio, che era diventata una colonia per i gatti. E per carità, i gatti sono anche ben accetti, il problema è che c'erano sporcizie, c'erano plastiche, c'erano resti di cibo. Ecco, noi grazie alla nostra iniziativa oggi quella lapide in via Cilea è come dovrebbe essere, è diventata un luogo che può essere visitato dalle persone. I gatti non è che siano stati cacciati via, sono stati spostati soltanto di pochi metri e hanno reso libera quella lapide che oggi ha la visibilità che le spetta. Ecco, ci sono tanti altri posti anche a Palermo che vengono trascurati, posti dove ci sono state altre stragi in via Pipitone Federico, ma Palermo è piena di questi posti. Ecco, è un'iniziativa che sta portando anche la consigliera Giuseppina Chinnici dell'ottava circoscrizione, di fare diventare anche questi posti dei posti dove si possa meditare, dove si possono ricordare queste persone che hanno sacrificato la loro vita per noi. Sì, il senso della memoria è questo, anche come diceva la cara Rita, che pochi giorni fa abbiamo ricordato i 15 anni della sua scomparsa fisica, ma anche lei è stata molto presente, la sentiamo presente. Diceva appunto che la memoria doveva essere operante, non solo fino a se stessa, ma appunto operare affinché quella memoria abbia un pieno senso. Grazie Isidoro. Prego. Isidoro, a questo punto, il nostro caro Isidoro
è sempre presente anche lui qui con noi alla Scorta per la Memoria, a documentare spesso con album fotografici di anche notevole entità, sì, anche le tante visite che anche adesso sono presenti. Esatto. E quindi Isidoro, cosa ti ha trasmesso a te questa iniziativa? Perché continui a... Continuo. E vivi con noi questa esperienza. Vuol dire che fino a un anno fa quasi neanche sapevo che esistesse. Io ci sono venuto e da lì praticamente anche al di fuori del giorno 19 io vengo sempre qui, perché la memoria è importante è sempre importante bisogna sempre ricordare nel modo giusto, e quindi per far sì che tutto questo venga sempre trasmesso e che rimanga. Sì, grazie Isidoro. Adesso ci sono appunto dei visitatori, e questo è quello che facciamo noi quotidianamente come Scorta per la Memoria, o quando siamo anche qua presenti insieme ai familiari, di accogliere appunto i visitatori. C'è la signora Pina Catalano, che sta, la nostra cara zia Pina, che sta appunto accogliendo i visitatori e sta spiegando un po' il senso della nostra presenza qui. Angelo, tu volevi dire qualcosa? Io ricordo sempre che sono state due magistrati che avevano iniziato un lavoro, e che della mafia o gli uomini politici non l'hanno fatto portare a termine quel lavoro. Si cerca chi è il responsabile, chi ha portato la borsa con la gente rossa e non si è trovata più. Chi aveva interesse a tutto questo? Io penso soltanto non i mafiosi, ma anche i nostri politici, che viene di là, da Roma, da ovunque sia, non si sa chi sono, però tutta la colpa non è dei mafiosi, ma degli uomini politici. Io vengo qua sotto quest'albero per ricordare i nostri due magistrati e tutti gli uomini della scorta che hanno perso la vita per la colpa, non si sa da chi, ma ci sono dei responsabili che ancora si cercano chi sono. Auguriamoci che tutto a presto si possa venire alla conoscenza di chi ha distrutto la vita sia dei due magistrati, grandissimi uomini, che della scorta, che hanno abbandonato la famiglia, i giovani e tutto. Mi auguro che chiunque sia al potere porta avanti tutta questa discussione di poter arrivare alla verità. Questo soldo. Grazie, Angelo. Mi auguro ai giovani che capiscono che la mafia non è solo mafia, ma è politica. E auguro a tutti i giovani di capire, non seguite i mafiosi, non seguite, cercate il lavoro, quel poco che l'Italia ci dà. E andate avanti così, con pochi soldi, però onestamente. Auguro a tutti tutta questa fortuna. Grazie, Angelo. Hai concluso nel migliore dei modi. Sì, è proprio così. Sicuramente la speranza è sì nei giovani, ma anche appunto in quella presa di coscienza anche di tutta la politica, intesa però in senso lato, perché sicuramente i magistrati avevano fiducia nelle istituzioni, quelle sane. Quindi bisogna estirpare quelle mele marce e far emergere invece i comportamenti virtuosi e non gli interessi di pochi. Quindi non vogliamo fare di tutta l'erba un fascio, ma sicuramente bisogna espellere quelle mele marce che in quello stato in cui credeva Paolo e chi con lui quel giorno perse la vita, e tutti quanti hanno perso la vita in nome di quello stato, che questa bandiera che è qui, che ricorda i nostri cari, per noi stato, ha un valore. E quindi per quello stato continuiamo a impegnarci, a sostenere le attività che portano alla ricerca di verità e giustizia, perché come diceva Angelo e lo ricordavamo anche poco fa, qui diciamo le responsabilità sono certamente a più livelli, e quindi bisogna indagare a più livelli. Io nel frattempo vi faccio vedere anche quelli che sono gli elementi di questo albero della pace, che ricorda questo ulivo che viene piantato proprio il 19 luglio del 93 per volontà di Maria Pia Lepanto, la mamma del giudice Borsellino, ma anche della sorella Rita, che questa effettivamente era l'abitazione della sorella del magistrato, che in quel periodo ospitava la mamma. Quindi effettivamente da quel balcone del quarto piano, che ora vi inquadro,
si affacciavano. Fino a qualche giorno fa c'era anche uno striscione con l'immagine di Rita, proprio per ricordare che da quel balcone sia lei che la mamma continuavano anche ad affacciarsi successivamente a quello che era successo. Quindi al posto di quest'albero non c'era nulla, anzi c'era quella buca, quel cratere lasciato dall'esplosione, che oggi sicuramente trasmette un messaggio non di sconfitta e di morte, ma di vita, proprio perché l'albero è una cosa viva ed è anche un simbolo, l'albero d'ulivo, simbolo della pace, che proviene da Betlemme. Sono tantissimi i significati di questo luogo, anche nascosti nell'aiuola, grazie al progetto dell'architetto Giovanni Rigoli, che ringrazio di cuore per quello che ha fatto. Fra l'altro quest'anno, il 19 luglio, sarebbero stati appunto i 30 anni dell'aiuola, dell'albero della pace, perché, come vi spiegavo, è stato inserito nella buca, nell'aiuola realizzata nella cratere dell'esplosione, esattamente un anno dopo, quindi il 19 luglio del 93. Ora vi inquadro, magari alla luce, la fotografia, ecco, la fotografia di com'era l'alberello. Non so se... aspetta, perché io ho il sole. Ok, eccolo qua, l'alberello, proprio così. Diciamo che chi è con noi, lo facciamo vedere. Questa è appunto un'immagine dell'alberello ancora nel vasetto di terracotta. Se lo vedete, appoggiato appunto sul muretto. E oggi, dopo 30 anni, è questo qui, con questa grande forma di ombrello che sappiamo che Rita amava molto. Viene portato proprio da una cooperativa di Corleone, a proposito di trasformare i luoghi comuni, i messaggi di sconfitta in qualcosa di invece di diverso, di costruttivo. C'è una cooperativa di Corleone che ciclicamente si occupa della potatura e della raccolta delle olive che quest'albero riesce a generare. Quest'anno fra l'altro è particolarmente, ecco qua, particolarmente ricco, perché un anno sì, un anno no, diciamo la quantità è diversa. Quest'anno è veramente l'anno della quantità. Quindi un messaggio di sconfitta è questo, non è più un messaggio di sconfitta, ma è un... ci sono tanti segni d'affetto. Ecco qua, vediamo il cartello, poco fa vi spiegavo. Ciao, io sono Agostino, ma c'è per ognuno di loro. Vi faccio fare una piccola visita virtuale, augurandoci che abbiate ognuno di voi la fortuna di essere qui ogni 19 del mese, o comunque scegliete voi ovviamente un 19 del mese. Ci venite a trovare, così abbiamo modo di raccontarvi anche un po' i significati di questo luogo e di sentire un po', come diceva poco fa Maria Rita, le testimonianze anche dei familiari, perché avere il privilegio di conoscere determinate cose attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti anche loro malgrado, anche attraverso quei fatti tragici, non è la stessa cosa di saperlo da un libro o da leggerlo da internet, anche perché spesso anche nei film le cose vengono un attimino rielaborate in termini, diciamo, di dialoghi da film, appunto, ma che con la realtà a volte non sono coerenti. Quindi è anche giusto avere una chiave di lettura più reale rispetto agli episodi e di percepire le sensazioni che questo luogo trasmette. Giro anche intorno, vi faccio vedere anche la parte posteriore. Ecco, ha una forma molto particolare l'albero, come vedete c'è anche una palla lasciata qui sicuramente da qualche bambino, ci sono flauti, ci sono giocattolini, ci sono tanti segni di affetto. Ah, ecco, a proposito, queste cose che vengono lasciate sotto l'albero, c'è anche un'altra associazione che è proprio quella che seguiva Rita Borsellino, il centro studi Paolo e adesso anche Rita Borsellino, che ciclicamente, quando queste cose diventano troppe o comunque c'è la necessità di potare l'albero, vengono raccolte e conservate in alcune scatole. Quindi c'è anche la possibilità, a distanza magari di tanti anni, anche decenni, perché no, di tornare a Palermo, andare lì al centro studi, che è in un bene confiscato alla mafia, proprio in quelle ville, una di quelle ville, uno di quei plessi dove è stato catturato Totò Riina,
Sì, ok. Quindi diciamo adesso c'è anche una caserma dei carabinieri in uno di questi beni confiscati in via Bernini. E quindi ritrovare i propri ricordi lì. Ok. Salvatore, vogliamo chiudere la diretta con te? Non so. Sì, la chiudiamo con un arrivederci al prossimo 19. Io purtroppo non sarò qui, ma come voi oggi parteciperò da lontano. È il 19 luglio dell'anno prossimo, spero di essere anch'io ancora una volta qui e che questo posto sia diventato, come tanti di voi desiderano che diventi, un giardino della memoria. Cioè non sia più soltanto un albero assediato dalle auto, ma sia un posto dove ci si possa raccogliere in meditazione per onorare il sacrificio di Paolo, di Agostino, di Claudio, di Manuela e di Walter. Arrivederci al prossimo 19. Grazie a tutti. Ok, grazie. Signor Salvatore, posso avere il piacere di stringere la mano? A tutti voi, ci vediamo con chi potrà e ci sentiamo con chi non potrà attraverso magari i nostri canali social e attraverso diciamo tutti i vari canali per poterci tenere in contatto. Un saluto a tutti.